perché i contadini venivano espropriati dei terreni per la terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi. Ecco, allora da questo punto ci siamo, la collocazione politica di Peppino. Lui rappresenta l'erede di quel grande movimento contadino, ecco, mi ha sposato la causa. Quel grande movimento contadino degli anni 40 in Sicilia, che è stato uno dei più grandi movimenti di massa dopo la Comune di Parigi, addirittura ha avuto anche, diciamo, una consistenza numerica ancora più forte della resistenza antifascista. È stato un grande movimento di massa, 2 milioni di persone coinvolte in quel movimento di massa, nelle lotte contadine in Calabria, in Sicilia. E guardate, io ieri facevo un po' un'obiezione perché avevo il libro di Scaramucci che alla fine c'è una storia quasi soltanto mia, è l'intervista di Ciapinelli, che alla fine il libro si conclude con tutto il datario della strategia della tensione, che c'è l'autore che Ferrari inizia dal 65. Ma io credo, non so se possiamo chiamarla strategia della tensione, io credo che dobbiamo un po' andare indietro nel tempo, perché io credo che la strategia della tensione inizia il 1° maggio del 1947 in Sicilia con la strage di Portella delle Ginesse. Guardate, e quella strage bisogna un po' ricordarle queste cose, perché questa strage avviene subito dopo, un mese dopo, che per la prima volta nella storia d'Italia si va a votare e si vota in Sicilia. Noi siamo abituati ai risultati bulgari che spesse volte che sono avvenute con molta facilità, 60 deputati da una parte, 0 deputati dall'altra, abbiamo avuto il regime democristiano che faceva il bottino pieno, superava il 40%, poi c'è stato l'incidente di Crocetta che poi è stato un incidente non molto, perché insomma abbiamo visto poco, però quella volta in Sicilia, guarda caso, non vincono le destre, ma vincono le sinistre. Il primo partito era il Partito Comunista, seguito dai socialisti, e con una lista cattolica si apprestavano a fare un governo regionale. Questa una settimana prima di Portella delle Ginesse. Ecco la strategia della tensione. Bisognava bloccare quel processo di rinnovamento. Ed è stato bloccato con la strage di Stato, con la prima strage di Stato. Perché vedete, quella è stata una strage di Stato perché c'è stata la complicità delle istituzioni a commettere quella strage, che poi ha avuto una continuità, perché poco fa si parlava di legalità. Bene, parliamo di legalità, però dopo la strage di Portella, che è avvenuta in un periodo storico, perché già si era conclusa la fase della resistenza antifascista, si era varata la carta costituzionale, praticamente già la Costituzione era già fatta. Bene, che cosa succede? I comunisti erano al governo pure, cioè la storia parla chiaro. È una legge firmata dal ministro Gullo, che era un comunista, la famosa riforma agraria, che spartiva in parte eque le terre che appartenevano agli agrari, ai feudatari, quelle incolte, li spartiva in parte eque ai contadini organizzati nelle cooperative. È chiaro che quella legge faceva scomparire la mafia, sarebbe scomparsa se lo Stato applicava quella legge, invece no, non è stato possibile, perché vedete, si parla di mafia, ma il vero identikit del mafioso nasce dal gabellotto, non dalle gesta eroiche dei Beati Paoli o di altri romanzi o di altre barzellette che ci raccontano. Nasce lì dal gabellotto. Il gabellotto era una figura che stava in mezzo ai contadini e agli agrari e faceva il doppio gioco. Sfruttava gli agrari, gli rubava le terre, li ricattava, li minacciava e li affidava illegalmente ai contadini e massacrava i contadini. Ecco, questo era il mafioso. Nasce lì la mafia, che poi
ha origine dall'Ottocento. Bene, e che cosa succede? Che se la riforma agraria veniva approvata, scompariva la figura del gabellotto, invece no. E quelle persone che chiedevano l'applicazione di quella legge erano militanti comunisti, socialisti, capi popolo, sindacalisti, segretari delle Camere del Lavoro, che sono stati massacrati letteralmente da quel regime che praticamente ha avuto la continuità, come dice Pasolini, del regime fascista, che era il regime democristiano. Cioè, parliamoci chiaro, questo è avvenuto. Allora noi Peppino Impastato lo possiamo considerare a tutti gli effetti l'erede di quel grande movimento contadino, come io ho accennato poco fa, ma nello stesso tempo lo possiamo considerare il pioniere della nuova fase di lotta, perché lui nell'impegno di lotta contro la mafia è riuscito a inventarsi metodi nuovi, come il giornale, come il circolo musica e cultura, le battaglie ecologiche, la radio. Ecco, queste erano le battaglie di Peppino, una figura molto, diciamo, complessa, molto varia, che si può trattare da tutti i punti di vista, per poi arrivare alla radio. Poi c'è la musica, praticamente c'è di tutto, c'è l'esperienza dei raduni musicali, Woodstock, l'isola di Wight, poi abbiamo di Peppino che organizza il suo primo raduno musicale a Cinisi, la musica di allora, tutte queste grandi esperienze li canalizza all'interno della radio, che diventa uno strumento di comunicazione e di denuncia e di aggregazione nello stesso tempo, perché riesce ad aggregare decine di giovani, non dico centinaia, perché eravamo a quell'epoca 10.000 abitanti, ma si parla di decine di giovani all'interno del circolo musica e cultura, che poi la continuità è stata Radio Auto. Dico, a parte le denunce, a parte la musica, tutto quello che io vi sto descrivendo, è chiaro che all'interno della radio lui scopre un'arma micidiale, proprio un missile, che è l'ironia. Vedete che l'ironia per i mafiosi è stata terribile. Lui ha lottato la mafia con quest'arma mettendoli in difficoltà, perché lui ha demolito, ha distrutto il mito del mafioso, cioè lo ha ridicolizzato, glielo diceva chiaramente: voi siete uomini potenti, avete fatto questo, quest'altro, siete ricchi, avete accumulato, mettete paura alla gente, però io vi dimostro che nello stesso tempo siete degli esseri ridicoli e insignificanti. Gaetano Badalamenti, il grande, il capo mafia Tano Badalamenti, lui lo soprannomina il grande capo Tano Seduto, dal capo indiano Toro Seduto, perché lui si ispirava alla cultura dei pelirossa indiani. Il sindaco si chiamava Gero Di Stefano, lui lo ha soprannominato il grande capo Geronimo Stefanini, e poi prendeva in giro le riunioni del consiglio comunale, le sacre paesane, praticamente c'era di tutto. Ecco, allora riflettiamo un po' su queste cose. L'attività culturale di emancipazione, perché addirittura all'interno del circolo musica e cultura, pensate un po', in quegli anni di repressione, pure repressione sessuale, cioè il primo movimento femminista nasce all'interno del circolo musica e cultura. Ecco, quelle giovani ragazze che per noi sono state un valore aggiunto in un sistema, diciamo, di repressione, uno scandalo per quella realtà, che si ponevano problemi importanti già fin da allora. Ecco, questa era l'attività di Peppino. Il 9 maggio del 1978 lui viene ucciso. E molti mi dicono: ma c'è stato un motivo perché è stato ucciso? Beh, sicuramente i motivi sono stati tanti. Cioè, l'ironia che ha usato nei confronti dei mafiosi, cioè la sua militanza politica, ha tentato di emancipare quella realtà, di far ragionare le persone, e questo è importante, è uno dei motivi. Ha rotto con la cultura mafiosa, cioè con la famiglia, col padre, e questo è un altro motivo. Candidato all'elezione nella lista di Democrazia Proletaria all'interno del Consiglio Comunale, sarebbe stato dirompente, perché lui veniva eletto sicuramente, non con i voti che ha avuto dopo,
che ha avuto quasi il doppio dei voti, ma veniva detto sicuramente. Ecco, in poche parole possiamo dire una cosa, che quando i mafiosi hanno capito che lui li avrebbe sconfitti, in pratica lo hanno ucciso. E lo hanno ucciso lo stesso giorno, guarda caso, che a Roma, in via Gaetani, viene ritrovato il cadavere dell'onorevole Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. Ecco, era un momento di tensione. Molti di voi si ricorderanno, l'Italia era quasi sull'orlo della guerra civile, ne siamo usciti perché ancora c'erano delle persone con un minimo di responsabilità anche a livello istituzionale, dico un minimo perché anche allora non è che un minimo di responsabilità a livello istituzionale, oggi non so come finirebbe, questo non ho. Bene, e allora guardate, però ora mi soffermo brevemente perché Guido è stato una parte della nostra storia. Guido era un dirigente di Democrazia Proletaria, era deputato al Parlamento Nazionale ed è stato uno che praticamente era molto vicino a noi. Noi abbiamo vissuto la crescita di Democrazia Proletaria, l'abbiamo vissuta in piena perché anche io dopo, successivamente, assieme ai compagni di Peppino, ci siamo sentiti coinvolti in questa grande battaglia politica. È stata un'esperienza memorabile da tutti i punti di vista e oggi ritrovare molti compagni, non è preistoria la mia, compagni, si può dire compagni, no? Perché si deve. No, in molti posti. No, perché qualche volta ormai uno bisogna stare con questo revisionismo storico, non si capisce più nulla. Ecco, ripeto, c'è stato un po' di storia. E io sono molto emozionato per questo, però io non voglio entrare nel merito politico di quelle battaglie successive. Voglio mettere in evidenza un po' l'argomento legalità, perché vedete, subito dopo noi siamo stati letteralmente, come dire, isolati, soprattutto da parte delle istituzioni. Cioè i nostri nemici non erano soltanto i mafiosi, ma erano lo Stato. Cioè quelle persone che si dovevano schierare, pistato le indagini, hanno subito aggiustato il binario, fatto scomparire alcuni reperti importanti che poi dopo, successivamente, intervengono i carabinieri nella persona del maggiore di allora Subranni, che veramente questo l'ha fatto vergognosa, ha perquisito tutte le case dei compagni senza minimamente scomodare i mafiosi. No, noi eravamo i terroristi. Noi facevamo parte delle Brigate Rosse, per un caso ci siamo salvati da quell'accusa infamante, perché noi non avevamo nulla a che vedere con le Brigate Rosse, cioè, si sa, lo sanno tutti, Democrazia Proletaria non aveva nulla a che vedere con le Brigate Rosse, però è chiaro che bisognava mettere quel marchio perché doveva continuare ancora la strategia della tensione, perché quel delitto è stato messo assieme, portato avanti in maniera scientifica dai mafiosi con la collaborazione di una parte importante dell'arma dei carabinieri, servizi segreti, ma non quelli deviati. Io poco fa ti ascoltavo, tu ti sei fermato a servizi segreti, perché se tu continuavi e dicevi servizi segreti deviati, io ti bloccavo e ti dicevo non esistono in Italia, non sono mai esistiti servizi segreti deviati. I servizi segreti al servizio dello Stato che hanno commesso le saggi. Ecco, e allora che cosa è successo? Che praticamente hanno depistato le indagini, hanno insabbiato tutto e noi abbiamo dovuto lottare per tanti anni per arrivare alla verità. Però noi non vogliamo buttare benzina sul fuoco, cioè noi non siamo populisti e abbiamo notato una cosa importante, che all'interno delle istituzioni ci sono state persone che hanno tentato di aiutarci, di dare una svolta a questa inchiesta. Il primo è stato il procuratore della Repubblica Gaetano Costa, che lui dice no, qui bisogna spostare le indagini in direzione del delitto di mafia, non mi convince il terrorismo. Bene, spinge il suo sostituto a formalizzare l'inchiesta per omicidio contro ignoti.
siamo al vecchio codice, l'inchiesta viene formalizzata dal giudice signorino e affidata allora al consigliere istruttore Rocco Chinnici. Vi prego di memorizzare questi nomi. Tutti morti. Rocco Chinnici, ecco, non riesce a concludere le indagini, spicca un paio di mandati di cattura per falsa testimonianza e poi chiaramente viene ucciso. Si ferma l'inchiesta, interviene il giudice Caponnetto che tu hai citato poco fa. Caponnetto ha un intuito che noi non avevamo capito. Lui archivia l'inchiesta perché se lui rinviava giudizio con quei pochi elementi che aveva lasciato il consigliere istruttore Chinnici, che non era riuscito a completare l'inchiesta, cioè se li rinviava a giudizio un processo venivano assolti e qui dal punto di vista giudiziario non si sarebbe più cioè la storia di Peppino finiva. Ecco, allora l'intuito di Caponnetto è stato quello di archiviarla. Poi in base al viaggio di mio padre negli Stati Uniti, che è stata una rivelazione di mia madre, che aveva paura all'inizio e poi dopo, che viene coinvolta in un libro intervista La mafia in casa mia, fa questa rivelazione a Umberto Santino e Anna Puglisi. I giudici leggono il libro, anzi noi glielo portiamo poi alla procura e praticamente aprono le indagini e vengono affidate al giudice Giovanni Falcone. Nessuno di queste persone è vivo. Addirittura pure Caponnetto è morto di morte naturale. Dall'altro lato sono tutti vivi. Nessuno è morto di morte naturale e hanno fatto delle splendide carriere. I due giudici che hanno affossato le indagini oggi ce li ritroviamo in Cassazione. Guardate come si dorme tranquilli la notte con queste persone in Cassazione. Il procuratore, il maggiore di allora dei Carabinieri Subranni, in questo momento è sotto processo per quanto riguarda la trattativa Stato e Mafia. Allora ragazzi, voi siete piccoli, siete giovani, ci sono meno giovani, vedo che ci sono di tutta le età. La cosa importante da dire, a parte la strategia della tensione, noi in questo paese abbiamo vissuto senza legalità. Cioè noi la legalità ce la siamo sognata in questo paese, a parte qualcosa che abbiamo ottenuto con le nostre battaglie, perché è chiaro che alcuni risultati li abbiamo ottenuti. Però questo è un paese senza legalità, dove lo Stato ha delle responsabilità impressionanti. Allora, anche su questa parola legalità bisogna stare attenti. Poco fa si parlava dell'importanza delle scuole. Beh, io sono d'accordo, però oggi cani e porci vanno nelle scuole a raccontare barzellette, a parlare non so di che cosa, ci va la finanza perché gli dimostra come si catturano i latitanti, vabbè, può essere anche utile, ci vanno quelle persone che bisogna rispettare le leggi, che la legalità è il rispetto delle leggi. Io spesse volte sento parlare queste cose e mi vengono i brividi. Ai giovani studenti bisogna dire una cosa importante, che legalità non è affatto rispetto delle leggi. Legalità più che rispetto delle leggi è rispetto della dignità umana, rispetto dell'uomo, perché quando al centro di una legge non c'è l'uomo, non c'è la sua dignità, non c'è il suo rispetto, quelle leggi bisogna cambiarle e noi dobbiamo lottare fino in fondo per cambiarle. Ecco che cosa bisogna fare. Cioè bisogna fare come questo. Io vi porto un esempio. Noi abbiamo fatto battaglie sociali dal basso e li abbiamo ottenuti i risultati. La famosa legge, la 109, scusate, sulla confisca dei beni mafiosi. Bene, quella è una legge che ha funzionato. È stata una vittoria importante dal basso. Noi avevamo chiesto di allargarla ai corrotti. No, contentatevi di questo per ora, ai corrotti non è possibile. Ecco, allora vedete, e noi dobbiamo chiaramente essere chiari, perché legalità non significa piegarsi, ubbidire, accettare le sopraffazioni, fare quello che ci dicono gli altri in maniera sbagliata. Vedete, non citiamo Gramsci perché poi diventiamo di parte. Non citiamo nemmeno Peppino Impastato Che Guevara, ma citiamo Don Lorenzo Milani, che lui sosteneva una cosa importante, che l'obbedienza non è sempre una virtù. Allora noi nel nostro piccolo dobbiamo aggiungere
Un'altra cosa è che la disobbedienza civile è un contributo importante per mantenere alti i valori della legalità, quella democratica e quella costituzionale, perché se noi non aggiungiamo democratica e costituzionale non ha più senso pronunciare questa parola legalità. Ecco, non so se mi sono spiegato. Poi l'ultima cosa, perché non vorrei approfittare della vostra attenzione, non è giusto. No, l'ultima, una delle ultime cose che volevo dire, forse l'ultima, è quando si parla, si va sempre nelle scuole e si fa un ragionamento molto semplice, molto, non lo so, si parla di un antistato e poi si parla pure, cioè si mette un po' di paura nei giovani ragazzi, che la mafia non la possiamo sconfiggere, cioè quasi si instaura quelle, si cerca di trasmettere quella rassegnazione. È un fenomeno complesso, difficile, ma quale difficile, quale complesso? Ma la mafia si può sconfiggere in pochissimo tempo. È chiaro che non è soltanto un problema repressivo di ordine pubblico, per carità, è un problema sociale, un problema culturale, però con un lavoro sociale, culturale, è chiaro che si può andare avanti e poi a livello repressivo si può pure sconfiggere. Cioè sono barzellette che ci vengono a parlare, ma anche un giudice, che io stimo tantissimo perché lui fa bene il giudice, poi dovrebbe stare zitto, le conferenze li fa fare agli altri, perché lui quando va nelle scuole, che è il giudice Gratteri, che è bravissimo, lui non si può permettere di dire alla domanda di una ragazza: ma quando finirà la mafia, quando sarà sconfitta la mafia? Con l'uomo. Con l'uomo significa mai. Quando finisce l'uomo, si estirpa il genere umano, la mafia sarà sconfitta. Non è così. La mafia non è stata sconfitta per un semplice motivo. Uno, perché non è un antistato, e si raccontano le barzellette ai giovani della scuola della mafia antistato. Non è così. La mafia non è un antistato, la mafia è dentro nel cuore dello Stato. Per quanto riguarda la realizzazione delle grandi opere pubbliche, per quanto riguarda il sistema degli appalti, per quanto riguarda il rapporto con la politica e la gestione del denaro pubblico, è dentro lo Stato. Però qualcuno, ecco, ora io cerco di pararmi da questo punto di vista, perché qualcuno mi può dire: ma come? Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, sono uomini dello Stato, ma come mai sono stati uccisi? Beh, queste persone sono stati uccisi perché loro all'interno delle istituzioni hanno cercato di bloccare un grande percorso criminale e un percorso di accumulazione illegale. Per questo sono stati uccisi. E allora arriviamo a una conclusione. Invece di fare parlare Gratteri, cerchiamo di studiare Falcone, che Giovanni Falcone diceva delle cose importanti, parlava di fenomeni umani. Ogni storia, come ha avuto un inizio, avrà una fine. E poi faceva riferimento alle cose che abbiamo detto noi in questo momento, che la mafia ha ucciso i migliori servitori dello Stato, che lo Stato non ha voluto e non ha potuto proteggere. Noi i fenomeni antistato in Italia li abbiamo avuti e li abbiamo sconfitti. Facciamo riferimento al brigantaggio dell'Ottocento, perché la mafia ce la portiamo da 160 anni, dall'Unità d'Italia. Cioè facciamo riferimento al banditismo sicolo, al banditismo sarto, al terrorismo altoatesino. Abbiamo sconfitto bande di criminali come Panimonda, Faccia d'Angelo, Cavallero, la banda della Magliana, anche se sta ritornando il fantasma. Vedete che abbiamo sconfitto pure le Brigate Rosse, però è chiaro che lì ce li siamo portati con comodo, li hanno fatti fare, siamo andati avanti, però poi dopo, successivamente, quando è stato comodo per loro, li abbiamo sconfitti. La mafia no. E questo è il motivo perché non l'abbiamo sconfitta, perché manca la precisa volontà politica di risolvere il problema. Questo dobbiamo raccontare ai ragazzi, dobbiamo parlare dell'antifascismo, perché credetemi, io le scuole li frequento,
si parla poco dell'antifascismo. E quando in alcune scuole si parla di antifascismo, qualcuno mi dice: ma tu non dovevi venire a parlare di mafia e di legalità? Bene, la legalità è questa. È l'antifascismo, è l'antisecessionismo, è la lotta contro il razzismo. Ecco, noi nelle scuole dobbiamo portare degli esempi. L'esempio di Rosa Parks, che sta in America, negli Stati Uniti, negli anni 50, che occupa le prime file del Pullman. Poi la fermata successiva si doveva alzare, è una storia che conosciamo tutti, e doveva fare posto a dei ragazzi bianchi. Lei ha detto no, ha disubbidito, per legge doveva ubbidire a quello che dicevano gli americani. Lei ha detto no. Bene, la picchiano, la massacrano, l'arrestano e dopo qualche giorno viene fuori uno sciopero che blocca le linee urbane dei Pullman. Ecco, e mette in crisi le aziende. Li mette in crisi e dopo qualche giorno ancora nasce quel grande movimento per i diritti civili contro le leggi razziali, e il leader di quel movimento non era lo stalliere di Arcore, grande eroe, inneggiato grande eroe, ma era Martin Luther King. Vengono i brividi a pronunciare questi nomi. Calamandrei, che parlava delle leggi, aveva le idee chiare sulle leggi. Danilo Dolci in Sicilia, che ha conosciuto Peppino e ha portato avanti quelle battaglie. Ecco, questi esempi dobbiamo portare ai giovani. Poi l'ultimissima cosa, cioè è chiaro che anche la storia di Pirelli è una storia che voi conoscete benissimo, e anche lì ci sono stati tutti gli apparati e c'è stata tutta l'illegalità, tutte le infamie, c'è stato di tutto, dai giornali agli organi inquirenti, alle istituzioni e così via. E la strage di Piazza Fontana è inserita anche in quel contesto di strategia vera e proprio, perché il 68 e il 69 in questo paese si stava avviando pure un cambiamento. Ecco che puntualmente spuntano le strage, quando questo paese vuole dire no, vuole dire basta, spuntano le strage di Stato. La stessa cosa nel 92 con le strage di Falcone e Borsellino. Bene, allora se noi vogliamo fare un discorso sulle leggi, noi le leggi ce le abbiamo in Italia, e con quelle leggi possiamo sconfiggere sia il fascismo, sia la mafia, sia il secessionismo e il razzismo. Sono quelle leggi che dovrebbero girare attorno ai 139 articoli della Costituzione italiana, perché se noi per la 40ª volta andiamo a leggere gli articoli della Costituzione italiana, lì c'è l'uomo, c'è la sua dignità. Ecco, non ve li voglio leggere perché li sapete a memoria, però vedete una cosa importante: la Costituzione italiana è stata scritta col sangue versato dai nostri nonni, dai nostri bisnonni, ora si parla di bisnonni, durante il periodo della resistenza antifascista, e quello è stato un compromesso democratico, quello che non avviene più. È stato un compromesso democratico fra culture diverse: la cultura socialcomunista, la cultura liberale, cattolica, radicale. Queste cose oggi ce li sogniamo veramente, però non dobbiamo rassegnarci, dobbiamo lottare fino in fondo e dobbiamo crederci, perché ce la dobbiamo fare. Io attorno a me vedo tante persone rassegnate, ma tantissime persone rassegnate. Gramsci odiava gli indifferenti, ma noi abbiamo superato quella soglia degli indifferenti, e quando si entra nella fase di rassegnazione non se ne può uscire più. Io odio le persone rassegnate, perché sono quelle persone che non hanno bisogno della verità, e quando manca il bisogno della verità non si fa altro che spalancare le porte a tutta una serie di cose negative. Io capisco che ognuno di noi ha i suoi problemi, ognuno di noi è sfiduciato, però io vedo tante persone che vogliono dire no, che vogliono dire basta, e li vedo qui questa sera. Partiamo dal basso, partiamo da quelle cose che possiamo fare. Grazie. Adesso faccio
facciamo un altro intermezzo musicale prima di proseguire con gli interventi. Si è aggiunto noi Silvio Stoni, che è presidente della cooperativa Abitare, che è arrivato adesso da Genova, quindi con un po' di ritardo, di cui è ampiamente giustificato. E oltre alla Claudia Pinelli, in sala c'è anche Silvia Pinelli, che saluto, grazie per essere presente. E lei viene da un'altra parte della città. Ai ragazzi che sono qui, se andate a quel banchetto in fondo sulla sinistra, abbiamo portato per voi delle copie della Costituzione italiana da leggere con calma, magari con la mamma, ritiratele che le abbiamo portate per voi, va? A quel banchetto là in fondo. Dove possi- anche col papà qua, sì, però posso arrivare. Non volevo fare discriminazioni. Anche perché. No, è che io tanto c'ho un bimbo piccolo a cui leggo i libri la sera prima di dormire. No, l'altra cosa, al banchetto lì è possibile iscriversi all'AMPI, vi invito a farlo. Adesso io direi, chi è che interviene? Alessio Lega, no, ma dopo, chi è che di voi si deve preparare? Diamo la parola a Piero, ok, a Piero Scaramucci dopo, poi un altro intermezzo musicale, poi c'è Silvio, poi Claudia e poi di nuovo Giovanni per le conclusioni. Guido, scusate, poi Giovanni. Io faccio da sigla fra le varie parti. Allora, mi sono un po' commosso mentre Giovanni raccontava degli esordi di Peppino Impastato come con le fotografie, perché mi ha ricordato una tradizione che per me è fondamentale, quella del cantastorie, che va in giro a raccontare, non è tanto che cantava, ma quanto le storie, quella a raccontare quelle storie lì, mi è sembrata una cosa molto bella. C'era Buttitta, il grande poeta siciliano che è stato all'origine, non a caso, delle poesie scritte contro la mafia e contro i padroni della terra. E allora mi sembrava così importante raccontarvi un pezzo. No, non ce n'ho bisogno. Raccontarvi un pezzo del sud, un pezzo di questo sud qui, che è anche un pezzo del mio sud, che non è propriamente quello, perché io vengo dalla Puglia, anzi, dalla parte più in fondo della Puglia, che è il Salento, dove pure ci ho.